la preparazione per l'eroica è durata all'incirca un anno, diciamo da quando ho ripreso la bicicletta, dopo un lungo periodo di inattività, un lunghissimo periodo di inattività. Come dice un mio amico, se non dormi non è colpa del caffè, c'è sempre qualcosa. Allora ho detto, ma qui forse bisogna pedalare. Credo che il ciclismo sia fatto per le persone che non hanno voglia di stare fermi. Nel ciclismo c'è qualcosa di epico che personalmente non ritrovo in altri sport, se non forse nel pugilato. Nel ciclismo sei solo e allo stesso tempo in compagnia. Puoi essere solo in mezzo al gruppone. Puoi essere solo decidendolo. Il ciclista è sempre in fuga, è sempre in fuga da se stesso. È al tramonto che il ciclista è in pace con il mondo. Quando il sole si frange sulle Alpi, s'affoga nel mare, è inghiottito dalla pianura, quando si sperde nelle acque di un lago sterminato o viene cancellato dalle cime di un bosco sacro. Quando di lontano immagini le voci di un paesello e le lampade tremolano, quando nei vicoli scorre la gioventù e nelle piazzuole riprendono a vivere i fantasmi. E nel buio che s'avanza ti trovi ricordi lontani dei canti dei bifolchi, degli urli del padrone, delle promesse mai mantenute, dei fienili che prendono fuoco, degli spari dei fucili, delle nebbie di questa terra che ho lasciato per sempre, prima che mi si avvelenasse il sangue, prima che... La vaga idea di partecipare all'eroica nasce nel dicembre del 2010. Dopo un lunghissimo periodo di inattività riprendo la bicicletta e mi appassiono come un tempo. Girando su internet trovo questa fantastica corsa e poi nel momento che esce l'iscrizione decido di iscrivermi all'eroica. E penso che questo farebbe piacere anche al mio amico, che da tempo va in bicicletta. Sì, l'eroica è stata la mia prima volta. Diciamo che per uno sportivo, un ciclista amatoriale, è un'esperienza da fare assolutamente, perché all'inizio sono stato un po' titubante nel partecipare a questa manifestazione. Fare una cosa del genere devi essere abbastanza allenato. 135 km, insomma, non è uno scherzo. Ma devo dire che poi quando è finito tutto ho dovuto ringraziare Luigi per il regalo che mi ha fatto, perché è stata veramente una grande emozione. Siamo partiti alle 5 della mattina, credo, all'incirca, era buio, attrezzati di luce, freddo, ma abbiamo resistito,
Diciamo che alle prime luci del sole già si cominciava ad essere abbastanza caldi, perché poi c'è stata una salita che riuscì a scaldarti, ecco. Aspettavamo come pazzi sulle strisce pedonali, volate sull'asfalto con le ruote, con le ali. La cosa bellissima dell'eroica è vedere questi 5.000 partenti all'incirca, che dalle 5 della mattina con le loro piccole luci partono verso la meta finale, che per qualcuno possono essere i primi 135 km, per qualcuno possono essere 205, per altri 78, per altri 38. Piangeva, piangeva, poi mi ha detto stretto al petto. Le emozioni sono fortissime, perché ti ritrovi in un paese che normalmente penso che non superi i 2.000 abitanti, e quel giorno, in quei giorni trovi all'incirca 10.000 persone tra iscritti e familiari, tutti amanti del ciclismo, tutti orgogliosi della loro grande o piccola storia di ciclisti, e questo sicuramente ti emoziona, perché già l'ha vissuto da piccolo il ciclismo. Chi ce l'ha nella storia, che ci ha avuto sempre una bici dentro casa. Il ciclismo è sicuramente sacrificio, ma è anche grande libertà. È il desiderio della fuga. Chi ha praticato il ciclismo nelle sue varie forme da bambino ha sognato la fuga. Insomma, siamo orientati per il 135, durante il percorso sceglieremo il da pazzi. Dobbiamo vedere come siamo a livello di gamba. Io sono sicuro che gireremo sul 205. Disegnarmi all'eroica, ho subito dovuto affrontare un problema, quello di reperire il mezzo, la bici per l'eroica, per appunto proprio una bici nata prima del 1986. Il regolamento dice che per partecipare all'eroica devi avere una bicicletta prima del 1986 oppure una bicicletta nuova, ma diciamo costruita con i canoni delle biciclette nate prima di quel periodo. È stato interessante ricercare i mezzi per partecipare a questa gara, quindi dalla bicicletta all'abbigliamento. L'abbigliamento, io ho scelto un abbigliamento anni 80, non volevo tornare troppo indietro nel tempo. Ho cercato insomma di fare un abbigliamento giusto per i miei gusti. Avevo una bicicletta, una Bartali, costruita penso nel 79-80, 5 rapporti, di cui dietro un 24. Tutta la gara l'ho affrontata con il 24, sia in pianura che in salita.
Ecco, una cosa sicuramente stupenda dell'Eroica è questo, vedere fabbriche importanti tipo la Legnano, tipo la Bianchi, migliaia di biciclette, ritornare a splendere e a gareggiare su un percorso così bello. Biciclette che prima erano piene di ruggine vengono tirate fuori dalle soffitte, dagli scantinati e vengono risistemate, rimesse a nuovo. Come per la mia bicicletta, una fantastica del Legnano costruita tra il 1960 e il 1970. E il bello è proprio questo, tirare fuori il mezzo, ripulirlo, risistemarlo e farlo scorrere per centinaia di chilometri. Questo fatto che la bici viene restaurata, rimessa a nuovo, riesce a portarti al traguardo. Questo è bellissimo dell'Eroica. La prima salita più dura è stata quella del castello di Broglio. È una stradina molto stretta, era tutta contornata da fiaccole. E diciamo che come impatto visivo è molto suggestivo, non ho mai affrontato una salita del genere. Presa, diciamo, a livello leggero, perché la prima salita non si poteva affrontare subito con un'andatura elevata. Tutto è suggestivo nell'Eroica, sicuramente un ricordo particolare è la prima salita, la salita del castello di Broglio. Si parte intorno tra le 5 e le 6 e arriva la salita di Broglio quando sta per sorgere il sole o anche ancora buio. È bellissimo vedere tutti questi ciclisti che salgono tra le fiaccole. Ridi quando ride, piangi quando piange tu, sei felice solo se quel cuore ricomincia a battere solo per te. A battere solo per te.
My Lulu hugged and kissed me. She wrung my hand and cried. She said I was the sweetest thing that ever lived or died. My Lulu's tall and slender. My Lulu guy's tall and slim. But the only thing that satisfies her is a good big drink of gin. If you go monkey with my Lulu gal, I'll tell you what I'll do. I'll carve your heart out with my razor. I'll shoot you with my pistol too. My Lulu gal's a daisy. She wears a big white hat. I bet your life when I'm in town, the dudes all hit the flat. I ain't gonna work on the railroad. I ain't gonna lie in jail. But I'm going down to Cheyenne Town to live with my Lulu gal. My Lulu, she's an angel, only she ain't got no wings. I guess I'll give her a wedding ring when the grass gets green next spring. My Lulu, she's a dandy, she stands and drinks like a man. She calls for gin and brandy, and she don't give a damn. Engineer blow the whistle, fireman rang the bell. Lulu in a pink kimono says, baby, oh, fare thee well. I seen my Lulu in the springtime, I seen her in the fall. She wrote me a letter in the wintertime, says goodbye honey, that's all. Goodbye honey, that's all. Goodbye honey, that's all. Goodbye honey, that's all. Sinistra per mangiare. Beh, c'è l'ambulanza, sono di casa. Lo vedo fresco? Fresco, sarebbe mica male, C'è una gallina roja 18 l'ha fatti stamattina. C'ha tutta la targa, il numero. Guarda, tutti gli anni rigionisce. Sì. Sì. Peggio. Abbiamo qualcosa vieni qua, però, da giocarsi, eh? Le salite sono state dure. Ma la salita col 28 è stata la scelta ideale, sì? Perfetta, perfetta. Ma è stata una coppia, comunque avete deciso di un po'. Un po' a coppia, quasi un po' no. Io sarei gregario, secondo lui, che però stacca leader. Oh, scusa. Gregario che stacca il leader, quindi non è possibile, questo è gregario. No, il problema suo è la discesa, perché è più tosto, sì? Però c'ha più resistenza. C'è una tattica, l'ultima discesa le stacco. Ciao, 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 ciao. Ciao Albe.
io che posso dire? È stata una liberazione. Dopo 9 ore e mezza di bicicletta, finalmente ce l'avamo fatta. Posso dire anche che c'è stato un certo fair play da parte di tutte e due, perché abbiamo deciso di arrivare insieme. Anche se volevo fare una critica all'organizzazione, perché insomma l'arrivo era un po' tutta gente ammassata sotto il traguardo, sarebbe stato molto più bello una bella strada libera e arrivare, alzavi le mani e toccare il cuore, insomma. Suggestivo, ma sicuramente se fosse stato messo l'arrivo su uno stradone più largo, che ti dava la possibilità insomma di arrivare senza fare la fila, perché in quel momento che siamo arrivati noi c'era un sacco di gente, quindi dovevi fare la fila per poter transitare sotto l'arrivo. Sicuramente se fosse stato scelto un posto più largo dove tu potevi sfilare, era sicuramente migliore. Comunque l'arrivo è sempre suggestivo. Una cosa dura così non l'ho vista mai. Io pure le rode, le salite così non l'ho viste mai, salite così, guarda. Una gara che inizia in salita e finisce in salita. Io non riesco a capire la discesa dove l'hanno messa. Cioè, non è una cosa. Non c'è un momento. Cioè, è un'organizzazione che hanno sbagliato percorso, secondo me. Catena bella, si balza in sella, catena oliata, fuga beata, catena nuda, quanto si suda, catena mia, portami via, catena pura, fino a che dura. E penso a te, che sei in cima alla salita, e già respiri la libertà della discesa. E io che ho fatto la tua stessa fatica, arriverò tra un'ora con la tua gomma bucata. A mio padre dirò che l'ho fatto per onore, alla mia donna dirò che l'ho fatto per dovere, alla radio, alla TV, che l'ho fatto per la squadra, la mia bici dirò che l'ho fatto per amore. E penso a te, che sei in cima alla salita e già respiri la libertà della discesa. Correvamo verso il fiume con l'aria nei polmoni e sotto due maglioni il cuore di un bambino. Sprintavamo come pazzi sulle strisce pedonali, volate sull'asfalto.